all'inaugurazione al Palazzo delle Esposizioni, presenti il Capo dello Stato e il Sindaco di Roma, della 7ª Quadriennale Nazionale d'Arte Moderna. Visita alla mostra antologica che raccoglie alcune delle opere più rappresentative dei movimenti estetici italiani del periodo 1910-1930. Ritroviamo qui firme ormai consacrate alla fama. O anche, come è il caso di Modigliani, all'immortalità. Ecco la lieva di Sironi, la poetica chiarezza di De Pisis, la lineare semplicità e il raffinato astratismo di Campigli, il pittore all'aperto di Guidi, l'acuto senso della natura di Tosi, il sofferto intimismo di Viani. Di lui Martini ha scolpito il busto. Ed infine il bassorilievo di Fazzini, armonico avvolgersi di membra in una composizione di corale efficacia. Ci ripromettiamo di tornare sull'argomento per presentarvi gli artisti più promettenti dell'ultima leva.